niente. Io chiamerei il dottor Fontana per coordinare poi questo convegno. Parleremo di artrosi, un argomento che abbiamo già trattato in passato, alcune novità ci sono, ci sono degli aggiornamenti. Parleremo di artrosi, un argomento di grande, davvero straordinaria importanza, perché con l'invecchiamento della popolazione molte auto d'epoca devono essere poi revisionate, e quindi proponiamo il Salento per questa revisione, proponiamo il Salento per la cura dell'artrosi, proponiamo delle novità che possono essere utili, che vanno dal trattamento farmacologico alle terapie infiltrative, che vanno dalla chirurgia mini-invasiva alla chirurgia più invasiva. Oggi si tende comunque alla chirurgia mini-invasiva. Una volta si diceva grande taglio, grande chirurgo, vero dottor Fontana? Adesso invece si cerca di ridurre grande chirurgo, un piccolo taglio, cercando di preservare il più possibile i tessuti e gli organi. Quindi darei la parola al dottor Fontana per introdurre e poi dopo per avviare i lavori di questo convegno. Grazie intanto per essere venuti, ringraziamo, come ha fatto anche il sindaco, oltre alla Società dei Medici di Medicina Generale e il Comune di Melpignano per questa disponibilità, anche la provincia di Lecce e l'assessorato al turismo della Regione Puglia per averci dato questa opportunità e il loro patrocinio. Grazie a tutti voi, grazie ai collaboratori di Medinforma, grazie a tutti i tecnici che ci hanno permesso di realizzare questo evento. Passo la parola al dottor Fontana. Buon lavoro. Bene, grazie Lucio. Complimenti per l'organizzazione innanzitutto, e complimenti alla città di Melpignano, che non conoscevo e che continua a stupirmi, questa regione. Io vengo qui da anni e ogni anno scopro una realtà nuova, una bellezza architettonica nuova. Basta così. Il dottor Zocchi, per cortesia, se può venire a introdurci la sua relazione, artrosi, aspetti, attualità patogenetiche, aspetti clinici e possibilità terapeutiche. Il dottor Zocchi è un medico di medicina generale, il presidente dei medici di medicina generale di Bologna, ma è anche un ortopedico. Io l'ho conosciuto appunto all'Istituto Rizzoli perché facevamo il corso di specialità, per cui ha questa doppia visione che secondo me è molto importante. Prego Donato. Oh, grazie a tutti per l'invito, saluto tutti e vi introdurrò cos'è l'artrosi, giusto? Mi ha dato questo compito di dire sulla fisiopatologia. Perché l'artrosi, che in un primo momento e per tanti anni abbiamo definito una malattia degenerativa, non è solo degenerativa, è una malattia che può cambiare nel tempo, può bloccarsi, può evolvere e quindi ha un processo che nelle nostre basi noi non avevamo. Tant'è vero, dico io, gli anglosassoni lo chiamano arthritis, no? Cioè, perché vuol dire che ci sono dei momenti in cui c'è un'infiammazione, quindi dove dovremmo intervenire. Quindi non più un processo degenerativo, ma espressione patologica dell'usura, flogosi e squilibrio immunologico dell'articolazione. Quindi l'artrosi è risultante di fattori meccanici e biologici che destabilizzano l'equilibrio tra sintesi e degradazione della matrice cartilaginea e dell'osso subcondrale, conducendo a uno scompenso globale dell'articolazione. Cioè il focus negli ultimi anni soprattutto si è soffermato sull'osso subcondrale, non soltanto sulla cartilagine, dove anche dal punto di vista terapeutico si può intervenire precocemente. Ci sono poi cause genetiche di sviluppo, metaboliche, infettive e traumatiche. Vediamo all'epidemiologia. Questi dati Istat, malattia cronica nettamente più frequente nella popolazione. Mi scuso se in qualche diapositiva c'è qualche perché c'era una formattazione diversa, abbiamo dovuto un po' aggiustarla. Però questo cosa vuol dire? Che colpisce il 20% della popolazione, seconda causa di invalidità dopo le malattie cardiovascolari, e 10% della popolazione maggiore di 60 anni. Questi sono i dati che dava l'Istat. Questo, che poi dopo darà il mio collega che segue dopo, dirà più approfonditamente su questo, sono i dati della medicina generale.
Questo l'ho portato perché, come vedete, la prevalenza è del 20,89%, come dicono i dati Istat. E quindi questa è la banca dati della medicina generale che ci dice il quadro di come questa patologia prevale e incide sulla popolazione. Questo è divisa l'Italia per regioni. Come vedete, la Puglia è quella che ha la maggiore prevalenza di questa patologia, intorno al 24%. L'artrosi aumenta con l'età, la massima frequenza è tra i 75 e i 79 anni, ed è lo stesso dato che noi abbiamo nella banca dati della medicina generale. L'uomo è maggiormente colpito fino a 50 anni, mentre la prevalenza è soprattutto delle donne negli over 65. Si può sviluppare in qualsiasi articolazione, quindi con artrosi, artrosi post-traumatica, ginocchio, caviglia, gomito, polso e spalla, e possiamo classificarla in artrosi primaria e secondaria. La secondaria è dovuta a cause traumatiche, vascolari, sistemiche e infiammatorie. Andando più nel dettaglio, qui mi scuso per la formattazione, comunque le traumatiche sono tutte quelle dopo che uno ha avuto un trauma non solo osseo ma anche ligamentoso. Vascolari possono essere la necrosi asettica, infarti che causano il collasso della superficie articolare, sistemiche l'emocromatosi e l'emofilia, gli infiammatori e le artriti autoimmune, e le genetiche, che sono le alterazioni geneticamente determinate della sintesi del collagene, come la malattia di Marfan o l'Ehlers-Danlos. Quali sono invece i fattori di rischio? Molteplici, non univoci in letteratura. I più importanti sono l'età, l'obesità, gli ormoni e l'ereditarietà. L'età fortemente correlata allo sviluppo dell'artrosi. Il 5% della popolazione fra i 15 e i 44 anni, il 25 e il 30% oltre i 45 fino a 64 anni, però la maggior parte, il 90%, over 65. La correlazione, utilizzo dell'articolazione e età della degenerazione articolare rimane incerta, non c'è proprio una cosa certa su questo. Non è stato mai dimostrato che l'utilizzo dell'articolazione durante la vita causi la degenerazione articolare, però questa è un'ipotesi che si pone. L'obesità, fattore di rischio nella gonartrosi e fattore di rischio controverso nella coxartrosi, soprattutto nelle donne post-menopausa. Gli estrogeni, ruolo protettore contro l'artrosi, perché si è visto che dopo la menopausa le donne si ammalavano di più di artrosi, però non c'è una certezza in letteratura. L'aumento di frequenza della malattia dopo la menopausa lo suggerisce, ma vari studi non mostrano tale relazione con la gonartrosi. Ugualmente contraddittori sono anche i dati relativi al rapporto estrogeni e artrosi delle dita. L'ereditarietà l'abbiamo per alcuni artrosi, per alcuni segmenti. Sembra esistere soprattutto per artrosi delle dita, e studi molecolari recenti mostrano familiarità anche per artrosi sia dell'anca sia del ginocchio. Hai l'artrosi, l'ho messa questo, riconoscita dal dolore. Cioè all'inizio, nella fase iniziale, il dolore è intenso al mattino, soprattutto all'inizio del movimento, che si attiva durante il giorno. Poi il dolore si accentua durante i cambiamenti climatici, soprattutto con l'umidità. Mi ricordo quante volte, no, in letteratura, ma non è vero, no? Come ce lo portavano i pazienti, dice: dottore, quando cambia il tempo oppure quando c'è lo scirocco io ho più male. Adesso si è visto che c'è correlazione fra i cambiamenti climatici e quello che può essere il dolore sull'artrosi. Poi ci può essere il dolore continuo, ridotta capacità di movimento nella fase avanzata, fino alla zoppia, alla completa immobilità. Quindi questo ci dice come, perché non tratterò io, ma lo dirò, come trattare questi pazienti. Noi non dobbiamo, qual è l'obiettivo del medico? Mai portare alla completa immobilità. D'altronde, lo dico spesso io, il medico può avere effetto placebo, ma anche effetto nocebo. Perché quanti miei colleghi, io compreso forse all'inizio, dicevo: ma signora, ha visto la sua carta d'identità?
e all'artrosi non si può fare niente. E questo è un approccio sicuramente non corretto di questa patologia, dove noi possiamo dare effettivamente molte possibilità di non arrivare all'immobilità completa. Il processo degenerativo ha inizio nelle cellule della cartilagine e nella matrice. Il condrone è l'unità morfofunzionale della cartilagine che porta a questa degenerazione, e insieme alla matrice pericellulare, dove ci sono i proteoglicani, le glicoproteine e il collagene. E cosa porta a questa? L'abnorme sollecitazione meccanica, che altro non è il rapporto condrocita e matrice, che possono essere la trazione, la compressione, il taglio, l'intensità eccessiva ridotte, forma continua e intermittente, che attivano un processo infiammatorio. Come dicevo prima, questa è la visione diversa rispetto a non è solo malattia degenerativa, perché le sollecitazioni meccaniche possono attivare i macrofagi, i condrociti e quindi innescare tutto il meccanismo della infiammazione, dove il TNFA, il tumor necrosis factor, è quella che innesta tutto questo ciclo di infiammazione. Quindi abbiamo perdita di omeostasi biochimica, deficit biomeccanico e l'usura cartilaginea, intolleranza alle forze compressive, della ridotta resistenza alla tensione, perdita di elasticità, sclerosi e deformazione ossea, quindi abbiamo radiograficamente osteofiti e geoidi, coinvolgimento delle parti molli, non solo l'osso, ma come dicevo prima la membrana sinoviale, i menischi e i legamenti, e degenerazione articolare totale. L'usura della cartilagine qui è schematizzata in un disegno e visto all'artroscopio. I fenomeni degenerativi della cartilagine articolare sono il primo step dell'osteoartrosi. Quindi si va dalla fibrillazione degli strati più superficiali, all'approfondimento fino all'osso subcondrale, distacco dei frammenti con esposizione osso subcondrale, formazione di corpi liberi articolari. Questa è l'aggressione delle condropatie di Outer Bridge del 61, anche se vecchia rimane sempre quella ancora combustibile, quella che ancora si usa, grado 1 come rammollimento e fibrillazione, grado 2 la fissura azione e crollo minore di 1,5 cm, fissurazione severa della cartilagine e l'erosione e esposizione dell'osso subcondrale. Quindi alcune immagini che dicono fino all'erosione, alla fissurazione, alla sclerosi ossea, dove vediamo l'espessimento delle trabecole, la formazione di nuove lamelle e formazione di osteoni. Osteofiti, che sono un'ossificazione encondrale, sinoviale e periosteo. Questa è l'immagine che noi vediamo radiologica dell'osteofita. I geoidi, che sono invece un'area di riassorbimento osseo, fino al coinvolgimento delle parti molli, tutta la membrana sinoviale, i menischi, i legamenti. L'evoluzione dell'artrosi. L'evoluzione non lineare, periodi di istruzione si alternano a periodi di crescenza del processo, quindi non è sempre lineare. Non sempre il processo evolutivo, studi con follow-up di almeno 10 anni, coxartrosi e gonartrosi, stazionarietà radiografica nelle forme medio-lievi. Quindi non possiamo dire con certezza com'è. Noi abbiamo visto anche quelle che sono a fortemente evoluzione, che in un anno da una artrosi lieve si può arrivare a quelle che hanno necessità di una sostituzione articolare, cioè alle protesi, a una patologia chirurgica. La clinica si parte da un dolore meccanico al carico non notturno, all'inizio del movimento si riduce con l'uso, e fino alla riduzione dell'ampiezza dei movimenti di quell'articolazione, che è dovuta soprattutto quando c'è il versamento, dovuto, prendiamo nel ginocchio, ai detriti dati dalla cartilagine che infiammano la sinoviale e quindi danno questo versamento. La terapia può essere medica, fisica e chirurgica. Terapia medica, qual è la finalità? Alleviare il dolore, ridurre la flogosi, proteggere le cartilagini, ricostruire la cartilagine. Terapia infiltrativa, cortisone acido ialuronico, e poi si è provato anche l'artrosi contro protettori, che ci sono studi contrastanti su questo, non ce ne sono delle evidenze forti, e si è provato come per le malattie infiammatorie generalizzate come l'artrite reumatoide, no? Dove cerchiamo di usare anche i farmaci che stabilizzano la patologia. Si è cercato con questi farmaci anche di stabilizzarla nell'artrosi. Poi qui non ho messo quello che è il futuro dal punto di vista
che sono le cellule mesenchimali, no? O staminali, vediamo mesenchimali perché vengono prese dal grasso addominale, ma ancora non ci sono evidenze che ci dicono che effettivamente sia la strada giusta da seguire. Quindi questa, come immagino, la terapia fisica, la terapia chirurgica, e vi ringrazio per l'attenzione. Ho cercato di stare nei tempi, perché sennò già siamo in ritardo. Donato, aspetta un secondo. Sono qua. Avete una domanda flash da fare al dottor Zocchi immediatamente? Perché poi la discussione la facciamo dopo. Allora, io... Nessuna? Allora, io volevo dare un flash a tutti noi. Il dottor Zocchi ha detto uno dei meccanismi innescanti l'artrosi è l'instabilità articolare. Noi siamo abituati purtroppo nei nostri pronti soccorsi che in seguito a un trauma si esegue una radiografia e, colpa nostra degli ortopedici, non ci preoccupiamo dei legamenti. Bisogna controvertire questo orientamento perché appunto una lesione legamentosa innesca un meccanismo artrosizzante assoluto. Cosa ne pensi, dottor Zocchi? Sì, sì, ma è vero, è vero. Per questo dico, siccome io parto, allora, avendo fatto per 41 anni il medico di medicina generale, io penso che il malato va visitato. Allora, fare una radiografia in pronto soccorso, non vuol dire sempre visitarlo, perché ti dice dove è il dolore, invece come l'articolazione bisogna visitarla, perché se uno anche, faccio un esempio, quando noi abbiamo l'iperestensione del ginocchio, no? Che non è una cosa normale in tutti, però chi ha una lassità ligamentosa per sua costituzione, sicuramente se non rafforza il quadricipite, quel paziente vuol dire che deve rafforzare il quadricipite per stabilizzare la sua articolazione, andrà precocemente a sviluppare un'artrosi, sicuramente. Questo per dire l'importanza di andare a cercare queste... Quindi se noi pronto soccorsisti ortopedici facciamo solo una lastra, voi chiedete delle ecografie muscoloscheletriche per approfondire tutte quelle distorsioni di caviglia che noi vediamo con questi piedoni giganteschi, facciamo la lastra ed è finita lì? Non basta, occorre un'ecografia e una visita con una buona base semeiologica. Grazie Donato.